Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Buon inizio di settimana. Al termine del video delle pagelle cercherò di essere abbastanza veloce, ma come ben sapete, quando parto parto metterò anche una piccola clip in cui vi mostrerò le mie reazioni ai gol di Yiling Junior e Dusan Vlahovic, perché la live reaction purtroppo non sono riuscito a portarvela, dato che ieri appunto ho fatto uscire un secondo video in cui parliamo e analizziamo le parole di Gasperini. Tra l'altro un video molto importante per quanto mi riguarda, ve lo lascio qui sopra nelle schede se volete farci un giro, magari ve lo siete già visti, anzi immagino di sì, però vi invito ad andarvelo a vedere per capire anche quella che è un po' la mia presa di posizione riguardo all'argomento. Ci sono stati dei commenti che, vabbè, lasciamo stare anche all'interno del video. Ognuno è libero di avere la propria opinione, però certe cose, secondo me, nel 2023 non hanno ragione di esistere. Allora, voto 6 a Massimiliano Allegri perché? Perché è vero che la partita la Juventus ha comunque rischiato di perderla, anzi, l'Atalanta ha avuto diverse occasioni da gol, però effettivamente Allegri ha indovinato, secondo me, alcune scelte di formazioni, come sono stati Rugani, come è stato Yiling Junior, come magari anche far partire dalla panchina Vlahovic. E su questo ha detto una cosa nel post partita Allegri che mi trova decisamente d'accordo e ne avevamo già parlato tante volte qui sul canale. Allegri dice: Vlahovic è arrivato alla Juventus e sentiva molto la pressione perché pensava che tutto passasse da lui. Adesso che è rimasto fuori qualche partita, questa pressione l'avverte meno e quindi è un po' più sereno. È quello che dicevamo nelle scorse settimane. Allegri è stato molto bravo a tenerlo fuori per alcune partite. Ha fatto gol, l'ha comunque tenuto fuori, è entrato e ha fatto gol. Queste sono assolutamente cose super positive per un momento di crisi interpersonale del giocatore. Vlahovic non stava bene di testa, adesso sicuramente è un po' più sereno e questo passa anche dalla gestione di Allegri. Quindi queste scelte di formazione mi sono piaciute molto. Ora testa a Siviglia perché non sono convinto che la prestazione che abbiamo offerto a Bergamo possa essere sufficiente per passare il turno di Europa League. C'è la prima parte, quindi l'andata di una semifinale non sarà per niente facile. Bisognerà sicuramente migliorare anche sul campo perché mi sono francamente stufato di sentire da bordo campo l'intervento su DAZN o su Amazon, quello che è, in cui si dice Allegri non è soddisfatto di. Se non è soddisfatto Allegri, figuratevi noi tifosi quanto poco possiamo essere soddisfatti. Quindi bisogna assolutamente aumentare e migliorare, anche se parare miglioramenti a 4, 2, 6, 6 se non 7 partite dal termine stagione è un po' un'utopia. Bisogna quantomeno cercare di indovinare le scelte di formazione come oggi e cercare di mantenere questo mood che sembra essere ritrovato rispetto alla brutta, bruttissima parte di stagione che abbiamo fatto in aprile. Quindi cerchiamo di battere su questi binari, su questo chiodo, perché questo è quello che serve alla Juventus in questo momento. Voto 6 a Szczęsny, vi devo dire la verità, pensavo che avesse anche parato il palo di Zappacosta, mi pare, nel secondo tempo. Invece appunto è stato un legno colpito. Szczęsny si era disteso, ha fatto un buon intervento sulla punizione battuta da Koop Meiners e poi ha rischiato un pochettino con quell'uscita dove poi inciampa su Calvini, però direi che se la Juventus oggi riesce a tornare a casa senza gol subiti è un mezzo miracolo. Questo passa anche dal fatto che ovviamente i giocatori Robic avevano da sistemare la mira e quando invece quelle poche volte sono stati chiamati in causa, Szczęsny era ben presente, quindi voto 6. Voto 5 e mezzo ad Alexandro che mi ha fatto preoccupare e non poco, veramente avevo il cuore che batteva ogni volta che prendeva palla Alexandro. Ieri non era assolutamente nella sua miglior serata, nella sua miglior opzione. Non so sinceramente se è un discorso legato a una condizione atletica, se è un discorso legato al fatto che ha giocato tante partite, se è un discorso legato al fatto che comunque lo vedevamo da un po' di tempo a questa parte, era un giocatore che era diventato diverso rispetto al passato, che aveva ritrovato una collocazione da braccetto nella difesa 3, eppure anche adesso inizia a ballare. Non lo so. Io vi dico, giovedì mi aspetto Gatti al posto di Alexandro nei tre difensori, quindi fatemi sapere anche un po' la vostra, ma Alexandro mi è sembrato assolutamente dei tre quello un po' più in difficoltà. Invece qua bisogna alzare le mani e festeggiare tutti insieme perché Daniele Rugani ha fornito una prestazione veramente monumentale, cioè quasi granitica, quasi granitica, perché si è messo in tasca Duván Zapata. Cioè non stiamo parlando dell'attaccante più scarso, cavolo, Duván Zapata, signor attaccante, anche se quest'anno ha segnato pochi gol, ha
una sua fisicità avrebbe potuto mettere in difficoltà chiunque. E Rugani, dopo quella con Osimhen, dopo la bella prestazione con Osimhen, risponde presente anche su Duván Zapata molto molto bene. 7 voglio premiare davvero Rugani, voglio dare un voto molto alto a Rugani, perché sono convinto che se la Juve è uscita da Bergamo con 0 gol subiti, tanto del merito passa anche dal fatto che Rugani ha lavorato benissimo in marcatura uomo su Duván Zapata, lo seguiva ovunque. Ora Daniele, puoi tranquillamente togliertelo dalle tasche, puoi svuotare e tirarlo fuori, puoi farlo andare a casa dalla sua famiglia. Voto 6,5 a Danilo, che dopo un po' di partite in cui era un po' ballerino, un po' altalenante, in cui procurava i rigori, in cui non mi sembrava proprio fresco e lucido, beh, oggi l'ho visto molto molto bene. Invece nella partita con l'Atalanta l'ho visto molto molto bene, credo che abbia fatto una prestazione di livello e quindi si porta a casa il suo 6,5. Ritrovare anche la freschezza di Danilo sarebbe molto importante. Ripeto, mancano poche gare al termine della stagione, però questa stagione va completata, va conclusa nel migliore dei modi, e cioè secondo posto in campionato, e se possibile provare ad alzare anche una coppa europea. Non sarebbe per niente male, ovviamente, per quelli che sono diventati i presupposti dell'annata. E quindi vai, vai Danilo, ci serve assolutamente il tuo contributo in campo, perché è uno, indubbiamente, credo, dei giocatori più importanti di questa Juventus. Voto 6 a Cuadrado. Mi è piaciuto Cuadrado quando continuava ad andarsi a proporre. Tante volte l'ho visto sgasare, andare su a cercare di portare via anche magari l'uomo per liberare un altro corridoio, per andare poi sulla sinistra. Poche volte invece è stato servito. In un paio di occasioni invece, mentre Cuadrado saliva, hanno cercato di servirlo, si è sbagliato il passaggio e si è preso il contropiede. Però Cuadrado l'ho visto voglioso di andare anche ad attaccare, nonostante Juventus fosse già sul risultato di 1-0, piuttosto che rimanere arroccato nell'area di rigore, nella metà campo avversaria, come abbiamo fatto per molto molto tempo durante la partita. Cuadrado cercava anche di sgusciare via, poche volte invece è stato appunto servito. Potevamo anche provare ad andare a raddoppiare forse in qualche occasione, questi sono limiti che la Juventus si porta dietro, e sicuramente sono cose che non cambieranno, non verranno modificate, non miglioreranno da qui alla fine dell'anno. Voto 6 a Fagioli. Voto 6 a Fagioli, che nella prima parte di gara addirittura mi sembrava essere una sorta di trequartista in un 4-4-1-1, quindi l'uomo alle spalle di Milik, con Iling da una parte e Di Maria dall'altra, e Locatelli e Rabiot come mediani di centrocampo. Mi è sembrato addirittura una roba del genere, una partita normale da parte di Fagioli, niente di che. Poi viene sostituito per far spazio a Paul Pogba. Fagioli, che comunque sta rientrando all'interno di questo percorso che l'ha visto diventare un vero e proprio titolare della Juve, e per fortuna dopo quel piccolo periodo dopo Reggio Emilia sta tornando a vestire la maglia della Juventus con insistenza e ha ritrovato la sua posizione all'interno dell'11 titolare bianconero. 6,5 Locatelli. Ho letto che tanti non sono stati impressionati dalla gara di Locatelli, ma ragazzi, ma se Rugani riesce a fare una prestazione di quel tipo lì, è perché Locatelli dà una grande mano da quelle parti. Locatelli è stato molto bloccato, molto arretrato, tra tutti i centrocampisti decisamente quello più arretrato. Ma perché? Perché serviva garantire quella spina dorsale alla Juventus, serviva non soffrire per vie centrali, anche perché l'Atalanta è una squadra molto forte sulla tre quarti, e quindi serviva un giocatore impegnato da quelle parti, da quelle zone, e Locatelli è stato questo. Quindi credo che il voto di Locatelli sia molto positivo, sempre dal punto di vista della fase di non possesso. Dal punto di vista della fase di possesso, la Juve non ha fatto una partita meravigliosa, però ieri, cazzo, finalmente abbiamo rivisto i giocatori crederci, lottare, soffrire, voler portare a casa il risultato, e non è roba da poco. E questo passa anche, secondo me, dalla prestazione monumentale che ha fatto Locatelli quando non c'era la palla, e Locatelli queste caratteristiche, queste componenti dentro la partita non le fa mai mancare. Voto 6,5 Rabiot, che trova quell'assist per Iling Junior. Abbiamo giocato palla terra. Voglio darvi questa news, questo scoop. Abbiamo giocato palla terra, i due gol nascono tutte e due le volte da palla terra, sia quello di Rabiot palla terra per Iling, sia quello di Chiesa palla terra per Vlahovic. Tante volte alziamo, facciamo, buttiamo, se la giochiamo a terra è più facile, e l'abbiamo visto anche ieri. Poi Rabiot aveva fatto anche un'altra magia che poi non era terminata con un gol, non una partita mostruosa da parte di Rabiot, però tante piccole cose dentro la partita che stanno comunque mi stanno facendo pensare, cazzo, va a finire che sta tornando Rabiot per il finale di stagione, magari non ai livelli massimi che abbiamo visto in quest'anno, però è comunque secondo me il miglior giocatore della Juve di quest'anno, e forse sta ritornando anche lui pian piano, va aspettato. 7,5 a Iling. Il voto è alto? Sì. È meritato?
ancora sì, perché oltre al gol, che secondo me è stato molto bello e importante, perché Ealing comunque va anche a fare il taglio, va a riempire l'area di rigore, che non è una cosa scontata per un esterno, e soprattutto lui che poche settimane fa ai microfoni di DAZN Ciro Ferrara aveva detto sì, far gol è bello ma io preferisco l'assist, invece fa gol, e fa gol alla prima volta che gioca da titolare nella Juventus in Serie A, nella sua carriera, non è proprio roba da poco. Ealing è un giocatore diverso da Kostic, perché Kostic è uno che dribbla meno e crossa di più, Ealing invece è uno che crossa di meno e dribbla di più. Nelle primissime battute di gara, nei primi 10 minuti, Ealing era stato una costante, una spina nel fianco della difesa dell'Atalanta, trova il gol e poi nel secondo tempo addirittura l'ho visto andare a fare una chiusura monumentale ai limiti dell'area di rigore della Juve, quindi una crescita impressionante da parte di questo ragazzo. Attenzione, perché sappiamo che tante squadre all'estero, soprattutto inglesi, dato che lui è un giocatore inglese, hanno messo gli occhi su di lui, bisogna stare attenti a mantenerlo all'interno della rosa della Juve, e bisogna anche iniziare a far riposare un po' di più Kostic, che lo sappiamo è cotto, se dall'altra parte abbiamo un giocatore del genere in grado di dargli il cambio, è una fortuna incredibile, quindi 7.5, perché è un insieme di componenti che ti portano a dire wow, questo Ealing è un giocatore assolutamente da cullare, coccolare e proteggere all'interno della rosa della Juventus. 5.5 Di Maria, ecco, io su Di Maria sono ancora lì, sono ancora a dire secondo me c'è qualcosa. Secondo me c'è qualcosa su Di Maria, è quello che va più vicino al gol nel primo tempo della Juve, con quel pressing alto della Juve che poi porta appunto alla conclusione di mancino del Fideo. Però io su Di Maria c'ho un po' di paura, devo dire la verità, non so ma avverto qualcosina, spero di sbagliarmi. Non è stata una brutta partita, cioè non è che ha fatto schifo, ecco, diciamo proprio papali terra terra, però non gli vedo più quella voglia, quello spunto. Le strade sono due: o dal punto di vista fisico anche lui è calato e ci sta, è fisiologico, è un giocatore comunque che ha tanti anni, sta giocando tanti minuti, è tutto quello che volete, o non ha più quella spinta di fare la differenza come invece ha avuto durante la stagione, magari perché in Serie A non si può più vincere. E allora mi viene da dire, col Siviglia in Europa League, dato che lì si può vincere, avremo una sorta di risposta, perché secondo me quello che preoccupa in questo momento di Di Maria è l'atteggiamento, quindi se lo vedrò scendere in campo con l'atteggiamento giusto giovedì, capirò che è semplicemente un discorso legato agli stimoli che ha il Fideo in questo momento. Se invece lo vedrò ancora appannato, ecco, mi verrà da dire che probabilmente è semplicemente, e non è poco, un discorso fisico, come tanti giocatori della Juve stanno attraversando. Quindi ho, per quello che vi dico, un po' di paura nei confronti di Maria. Non sto capendo qual è il problema, e forse la mia sensazione in questo momento è che possa aver davvero esaurito gli stimoli in questa finale di stagione. Ripeto, l'Europa League deve essere la partita della verità per uno come Di Maria. Voto 6 a Milik, che là davanti è stato spesso abbandonato a se stesso, poveraccio, però che partita di cuore, di lotta e di sacrificio ha fatto Arek Milik. Una partita incredibile da questo punto di vista, veramente mi è piaciuto un botto. Palle giocabili, poche se non niente. Quando è entrato Vlahovic invece si è iniziato a giocare magari in un altro modo, con Vlahovic che ha avuto appunto anche qualche occasione, ma ne parleremo sul discorso delle pagelle di Vlahovic. Prima c'è Pogba. Abbiamo una notizia nella notizia: Pogba ha tirato in porta. Nelle ultime pagelle vi dicevo, non calcia, non c'ha più l'istinto di tirare, non c'ha la volontà. Ieri Pogba ha tirato in porta due volte. È una notizia, perché significa che sta ricominciando ad acquisire fiducia nel proprio corpo. Una è stata una ciabattata, l'altra è venuta fuori un po' così, però sta tirando in porta, significa che si inizia a fidare un po' di più del suo fisico. Mi è piaciuto, ha aggiunto una qualità che la può mettere solo lui nel centrocampo della Juventus, solo lui. E quando gli vengono quelle giocate lì è meraviglioso da vedere. Fino adesso è stato un ex calciatore, perché non aveva la forma fisica tale per cui si potesse definire un calciatore. Ha tirato in porta, è già qualcosa. Ti aspettiamo, Paul, magari già nel finale di questa stagione, magari, chissà, proprio per decidere una gara, in positivo ovviamente, europea. E magari già giovedì, dite incrociate. 6.5 Vlahovic, che al di là di tutto quello che è successo è entrato in campo anche lui con un buon appiglio, mi è piaciuto, si è calato nella parte, cercava di ripulire i palloni, cercava di lottare sulle palle,
sbagliato un tiro abbastanza banale per uno come lui, perché là o la incroci bassa, invece lì ha tirato a mezza altezza centrale, quindi era facilissimo per il portiere parare. Forse è stato galvanizzato da tutto quello che è successo, perché metti a confronto il primo tiro che ha fatto, il secondo tiro che ha fatto, il secondo è un gioiello, eh? Il secondo ha tirato meravigliosamente. Dujan sta tornando e al secondo gol di fila, e sono stati tutti e due gol bellissimi. E quindi recuperare un giocatore come lui, il giocatore che nella Juventus doveva buttare dentro più palloni in assoluto, è assolutamente qualcosa di positivo. Forza Dujan, siamo con te, non solo per quanto riguarda questo finale di stagione, non solo per quanto riguarda la tua permanenza alla Juventus, ma per questa tua battaglia che stai continuando a vivere. Perché purtroppo è inutile girarci intorno, ma sentire queste cose nel 2023 e poi addirittura per un giocatore che magari non è di colore sembra quasi una sorta di razzismo in Serie B. Per me queste cose sono terrificanti. Forza Dujan, siamo con te. Voto 6 e mezzo a Chiesa, che entra, e a differenza dell'altra sera che entra e spreca, tra virgolette, no, quella ripartenza, quel contropiede, beh, oggi è molto più lucido, tiene la palla a terra, cerca Vlahovic, porta via anche gli uomini, perché è molto bravo Chiesa ad attirare su di sé tutti e due i giocatori d'Atalanta, quindi trovare lo spazio, la luce per servire Vlahovic, e poi Dujan ci mette il suo con Chiesa che era lì che chiedeva il passaggio di ritorno, perché nel mentre si era smarcato, ma Vlahovic aveva un conto in sospeso con se stesso e con alcuni supporter dell'Atalanta poco simpatici, e quindi per fortuna poi Federico, invece che andare alla conclusione, è servito un assist vincente per una perla di Dujan Vlahovic. Senza voto Kostic, che ha giocato non tantissimo, ha giocato una quindicina di minuti comprensivi di recupero, una roba del genere, aveva secondo me bisogno di riposare e forse poteva anche non entrare, vista l'ottima prestazione di Ling Junior, secondo me non aveva nemmeno bisogno di rifiatare, però il mister ha visto così, ha deciso così, è entrato Kostic. Vedremo se giovedì partirà titolare, secondo me sì, come secondo me vedremo Bremer, come secondo me vedremo Gatti. Ora è un po' presto per fare le formazioni, però non è presto per guardare la live reaction, vi lascio con i video che avevo promesso prima. Abbraccio ragazzi. Nel pomeriggio ci vediamo se uscirà qualcosa di interessante da commentare, se no ci vediamo direttamente domani. Vai Link, ti prego, Rabiot, mettiamola dietro a rimorchio, questa! Iling! Iling! Il gol di Iling, meraviglioso! Meraviglioso! Bellissimo proprio lui! Senti? Senti? I giocatori d'Atalanta hanno chiesto di smetterla. Cori razzisti contro Vlahovic. Dujan! Dujan! Non sento più adesso! La chiude così! Meraviglioso! Meraviglioso! E questa la risposta! È questa la risposta giusta! Bravo Dujan, cazzo! Questa è la risposta più bella! La risposta più bella! Continuano, eh? Continuano! Continuano! Finisce qua, 2-0!